Ciao ragazzi, benvenuti al primo episodio del mio canale YouTube. Quest'oggi ci concentreremo in particolare sui movimenti di mercato in casa Inter. In queste ultime ore si parla di un forte interessamento, addirittura di un sorpasso della Roma nei confronti dell'Inter per Niccolò Barella. Il club giallorosso, dopo aver provato a lavorare al mercato in uscita, in particolare con le cessioni di Gerson e Manolas, ormai entrambi hanno un passo, e alla cessione di Luca Pellegrini alla Juventus nell'ambito dell'affare Spinazzola, proverà adesso a fare qualche colpo in entrata. Il clima non è dei migliori dopo le parole di Totti e il club giallorosso sta provando a fare un gran colpo a centrocampo cercando di strappare Barella all'Inter. A mio modo di vedere, l'offerta della Roma, 35 milioni più cartellino di De Frel, valutato circa 15 milioni, è abbastanza quasi eccessiva, direi. 50 milioni di euro per un giovane di grandi prospettive, ma pur sempre un giovane senza alcuna esperienza internazionale, mi sembrano eccessive. E al posto dell'Inter, dopo aver acquistato già un giovane come Sensi, punterei a giocatori di maggiore affidabilità a livello internazionale. Non so io qualche nome in particolare, ma penso ad esempio a Ndombele del Lione o giocatori comunque di caratura sia internazionale ma anche di grande prestanza fisica, visto che accanto a giocatori come Brozovic e Sensi ci vuole, a mio modo di vedere, un giocatore che possa alternarsi con Gagliardini e possa dare maggiori quantità. Per quel che riguarda gli altri movimenti di mercato, io penso che l'Inter debba cercare di estraniarsi e allontanarsi da Mauro Icardi, perché ormai sappiamo che l'ex capitano dell'Inter è ormai fuori dai piani della società e di Conte, e per come la vedo io bisognerebbe puntare deciso su un attaccante senza aspettare le mosse di mercato di Icardi e della sua moglie agente Vandanara. L'Inter non può permettersi il lusso di aspettare, e a mio modo di vedere proverei a chiudere sia per Dzeko ma anche per uno tra Dybala e Lukaku. Lautaro sta ben figurando in Coppa America e penso che con un tecnico competente, capace come Conte, possa esplodere definitivamente. La società sta lavorando bene e penso che manchino un paio di pedine a livello internazionale per cercare di completare gli ultimi tasselli. Poi starà anche a Conte, ricordiamo che è sempre il tecnico più pagato in Serie A, cercare di rigenerare alcuni giocatori ormai fuori dalle idee dei precedenti tecnici in nerazzurro. Penso a gente come Gagliardini e Candreva, gente che venivano completamente sottolodati, ridimensionati, che potrebbero fare al caso del tecnico. In uscita, io penso che l'Inter debba comunque non chiudere le plusvalenze e possa provare a vendere altri giocatori. Si sta ormai formalizzando la cessione di Van Nistelrooy allo Standard Liegi per una cifra vicina ai 15 milioni di euro e a mio modo di vedere l'Inter potrebbe provare a sacrificare altri giovani, penso allo stesso Radu, ormai portiere dell'ultima stagione in prestito al Genoa, un giocatore che ha un gran mercato soprattutto dopo l'ultimo europeo Under 21. Da monitorare in casa Inter anche la situazione di Puskas, il giovane attaccante rumeno che nell'ultima stagione era stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Palermo. Il Palermo ormai fallito e quindi probabilmente non riuscirà ad adempiere al pagamento del riscatto di Puskas, che tornerebbe quindi all'Inter. Puskas è stato protagonista in passato nei giovanili dell'Inter e allo stesso tempo ha ben figurato al Mondiale Under 21, dove ha fatto ben 4 gol. Su di lui ci sono diversi club stranieri e potrebbe essere una nuova e inaspettata plusvalenza in casa Inter. Che dire, siamo solo al 1 luglio e il mercato è pronto ad esplodere. L'Inter è in attesa di fare comunque qualche colpo dopo che la campagna abbonamenti ormai ha fatto sold out e c'è solo bisogno di far emozionare i tifosi nerazzurri.